dal Canarin di Polesine Camerini, serata conclusiva della stagione 2014-2015 di Delta Radio Domenica Sport. Ci siamo un po' tutti, qualcuno assente come Gigi Patrian, come tanti altri amici che questa sera non possono essere qui, ma andiamo a presentare tutti i protagonisti e i loro volti dello sport domenicale. Partiamo con Roberto Pizzoli. Ciao, buonasera a tutti, un piacere stare in compagnia di vecchi amici, vecchi e nuovi, perché è una bella squadra. Roberto Pizzoli, Delta Portotolli e dintorni. Delta Portotolli e dintorni. Allora, in piedi Jolly Luise. Saluto a tutti gli ascoltatori di Delta Radio, sono inviato di Bosaro per quest'anno, è il primo anno che faccio, mi sono divertito parecchio. Tagliamo, dobbiamo essere più brevi. Eccolo qua, la voce di Rovigo, ma anche prestato alla radio. Sì, prestato alla radio qualche volta da Papozzi, nel campo a porte chiuse di Papozzi e Dario Altieri, squadre seguite Scardovari, Adriese, Papozzi e Tagliolesi qualche volta. Andiamo ancora con nuovi volti per quanto riguarda Delta Radio America Sport, Emiliano Milani. Sì, buonasera a tutti, io collaboro con il Gazzettino e in più ho seguito il Loreo e il torneo settarato da Adriano Polisi. Grazie Emiliano, voce storica, non per questo più anziano, no, assolutamente. Daniele Zennaro, Chioggia. Nozze d'argento quest'anno. Io e te facciamo le nozze d'argento perché 25 anni di Delta Radio Domenica Sport. Sì, esattamente, ci siamo divertiti questi anni, io seguo Chioggia, insomma, la tua audience e avanti così. E avanti Clodiense, avanti Granata. Un'altra voce storica, diversi anni, non 25 come Paolo, come Daniele, ma Paolo è un po' che c'è. Nozze d'acciaio. Nozze d'acciaio cosa sono? 10 anni? Di più. Dal 99. Bassa Padovana. Bassa Padovana, allora est, felice e dimentichi gli amici del Pozzo Nuovo. Ah sì, bravo, anche il Pozzo Nuovo. Anche il Pozzo Nuovo. Andiamo con il calcio femminile, sarebbe stato meglio che portava qua la squadra femminile, ma abbiamo Massimo Carrari. Sì, squadre che seguo, Gordige Serie B nazionale, Salara campionato di Serie C, Granzette calcio a 5, dopo tutto quanto la parte del campionato amatoriale della provincia di Rovigo del calcio a 5 femminile. Bene, grazie Massimo, altro volto nuovo, è già secondo anno questo, Simone sì. Andriotto. Ciao a tutti, quest'anno ho seguito il Boala Pisani, non è andata benissimo il campionato, ma io personalmente mi sono divertito un sacco. Unico difetto, tifa Torino. Andiamo con la pallavolo e la voce The Voice. Sì, sono Ilario David, The Voice, come detto Salvatore, della Benji Rovigo Volley. E anche stasera sei in giallo, quasi nero, quindi sei ufficiale. Ci fermiamo la prima parte e poi andiamo con la parte seconda della serata al rifugio al Canarin di Polesine Camerini. Eccolo qui, Paolo Rizzieri, ti ho saltato prima. Paolo Rizzieri, seguo la Turchese, da qualche tempo seguo anche la Benji Rovigo Volley e per lo scarso di equivoci ho finito, grazie. Hai finito? Se no ti taglio, taglia. Vittorio Stocco, è un po' che non ce l'hai con gli arbitri, si sono offesi? Assolutamente no, ho preso posizione, non insulterò mai più un arbitro in diretta. Lo insulti fuori diretta? Fuori diretta, okay. O prima del collegamento. Grande Granzette. Seguo il Granzette, lo zingaro del calcio come esatto. Dici tu, vediamo Milutino quest'anno dici. Come va, manca poco. Allora proviamo a spostarci, abbiamo Caemo, non scappare, dove vai? Alessandro Ceccarello, Caemo. Sì, Salvatore, segue il Caemo ormai da diversi anni, quest'anno abbiamo raggiunto l'obiettivo, siamo andati comunque ai playoff, scudetto, e per questa piccola realtà di 900 anime è bello essere in diretta ogni domenica. Bene, grazie Alessandro, calcio over e Villanovese. Sì, esatto, io rappresento l'over 35 calcio. Campioni d'Italia. Sì, due volte campioni d'Italia e quattro volte campioni provinciali. Purtroppo seguo anche la Villanovese, quest'anno non è andata molto bene, però ti tagliamo, troppo lungo, andiamo su Giovanni Cannella. Giovanni, tagliolese, taglio di Po a tutto tondo, sai che in settimana ho fatto anche la Usonia, quindi insomma taglio di Po è nel mio cuore. Ti hanno ospitato intanto un campo di patate, per la tua tecnica ti hanno fatto un torto enorme. Comunque per la tagliolese è stata un'annata con alti e bassi, un'andata
disastroso e un girone di ritorno veramente da primato. Da primato. Ecco, dobbiamo terminare. Sì, voglio solo dirti una cosa. Giovanni, ha finito Giovanni Cannella, troppo lungo, come al solito. È un mito, manca l'altro mito che è Gigi Patrian, però qui abbiamo l'istituzione del calcio polesano. Sergio Sottolia, abbiamo saluto Adriese, speriamo che vada nei playoff e va bene così. Grazie Sergio, ci fermiamo, fine seconda parte, inizieremo locale incantevole, quello del rifugio Canarin a Polesia Camerini e siamo qui con la serata Delta Radio. Delta Radio Sport, Badia Vincente con Giovanni Saretto. Badia Vincente, Giovanni Saretto, Badia Calcio, ma anche facenti funzioni di Gigi Patrian, l'amico che salutiamo tutti. Esatto, salutiamo Gigi, poi devo portare i saluti di Francesco Rinaudo, devo portare i saluti di Luciano Milani. Qui abbiamo il rugby, abbiamo la frangia rosso-blu. Parto con Mirko Monti. Sì, salve a tutti, buonasera, qua è il settore rugby. È il settore rugby. Settore rugby pronti alla semifinale che sarà domani e sperando anche che sia una finale. Esatto, esatto. Mirko Monti, il rugby si completa con Stefano Padovan e poi lo completeremo. Sì, devi alzarti, ciao, le fosse. Ciao a tutti, ogni tanto mi permetto di fare anche la telecronaca, simpaticamente informarvi di come va il rugby in giro per l'Italia. E noi siamo sempre in giro per l'Italia di fare rugby Rovigo. Bene, bene, rugby Rovigo, rosso-blu, abbiamo parlato di Radio Volley, abbiamo parlato di Delta Radio Domenica Sport. Ecco qui, vieni avanti Germano, il signore del rugby Riccardo Travaglia. Sì, sempre a seguire il rugby come gli amici Stefano e Mirko, reduci da tante belle trasferte in giro per l'Italia e adesso pronti per affrontare la fase finale di questo campionato, speriamo con questa volta con delle soddisfazioni, perché a Rovigo si attendono da 25 anni, ma facciamo gli scongiuri e speriamo. Grazie Riccardo Travaglia. Allora direi abbiamo un inviato storico, è un po' che non lo sentiamo ai microfoni di Delta Radio, però direi Filippo Carlin, il grande Portoviro. Sì, dal 1990 con Delta Radio, il Donada, poi il Portoviro. Adesso mi limito a fare il direttore della testata giornalistica, quindi sono un po' il tuo capo. Già, esatto, grazie. Esatto, grazie a Filippo Carlin. Direi che fermiamo la terza parte, ci rimane Germano Zerbetto e gli editori. Quarta parte del nostro appuntamento di questa sera, serata di gala al ristorante Rifugio Canarin di Polesia Camerini. La sorpresa di quest'anno è entrato come l'uragano che ogni anno danno il nome, un uragano per Delta Radio Domenica Sport. Germano Zerbetto, complimenti per quello che hai fatto quest'anno. Salvatore, grazie, è un po' un imbarazzo perché di solito le interviste le faccio io, quindi sentirsi intervistato è un po' così un effetto speciale. Grazie alla famiglia di Delta Radio che mi ha dato questa opportunità, cercheremo sempre di migliorarsi e grazie ancora di tutto. Grazie a te, perché hai veramente cambiato il modo di fare giornalismo sportivo, perché lo hai fatto d'assalto. Ne approfitto per dire che domenica sarà, per quanto riguarda le interviste di Germano Zerbetto, a Rovigo, al Stadio Gabrieli, per Delta, Porto Tolle, Rovigo, Piacenza, quindi intervisterai Lorenza Visentini. E non solo, quindi aspettiamo numerosi, dovrebbe esserci una grande cornice di pubblico, quindi grandi emozioni per tutti i nostri radioascoltatori. Bene, ci fermiamo, quarta parte, e la quinta sarà dedicata agli editori di Delta Radio.